Buonasera a tutti quanti, benvenuti in un classico venerdì sera della Brotherhood Italian Gaming con la saga che, non lo so, forse non ci meritiamo o che ci meritiamo, non lo so. E che non volevamo. Che non volevamo soprattutto, ma questo lo lasceremo decidere a voi. Buonasera, ben ritrovati in una situazione veramente complessa, ma prima di far partire tutto passiamo con ovviamente i saluti di rito. Cominciamo con il buon Bernizzi, buonasera, buonasera. Buonasera popolo, vi amo come quasi se foste persone che possono contare qualcosa. Ecco, niente, sempre molto conciliante. Buonasera signor Backfield, che si anche è guarito il signor Backfield. Buonasera. Buonasera, sì, il popolo mi ha dato la forza di guarire. Non e è vero. Di essere qui con voi questa sera. E comunque abbasso Bernizzi. Bene, bene. Con noi questa sera ovviamente anche il signor Attila. Buonasera. Buonasera a tutti e complimenti a Bernizzi per... Non lo sapremo mai. Completa, andiamo avanti. Allora, abbiamo una grande mancanza che verrà riportato agli atti. Il signor Flack è in ritardo cronico e si perderà il primo veto così subito. Si perderà il primo veto perché incominciamo fortissimi. Abbiamo un'erudizione incominciata, una guerra incominciata e un costume veramente buttato nel cesso. Allora, chi è che scelse costumi? Io farei però così. Credo per un veto buttato apposta per cattiveria. Allora, io per il nome di memoria di Flaca questa sera non, no, un momento non c'è stato, io lo metto, no, metto il veto su costumi. No. Ma metti proprio il veto? Metto il veto su costumi, guarda di Flack. Lo faccio per te. No. Mi ha anticipato il signor Beck. No, cioè, veramente, troppo incredibile. Lunghi. Il signor Flack non c'è, ma i suoi danni arrivano. Comunque, siete un branco di inetti maledetti. Tra l'altro, il signor Flack riesce a spostare più equilibrio quando non c'è che quando c'è. Esatto. Sì, riesce a essere nella maggioranza quando non c'è. Tra l'altro ha scritto che sta arrivando, quindi credo che gli dobbiate dare alcune spiegazioni. Sardo, ha aspettato fino a questo momento. Esatto. Faccio buttare un video. Allora, Conte Eugenius di Pirin chiede riscatto. Io al momento declino perché qua, signori, si era venuta a creare una situazione. No, allora c'è il regno di Epiro in mano a Pier Baudo. Mamma mia, Epiro. Pier Baudo. Che noi, questo è un regno che noi dobbiamo rendere indipendente, ragazzi, perché il regno dell'Epiro è assolutamente inutile all'impero mediterraneo. La famiglia Vernicci. Ma no, ma abbiamo ottenuto il nostro risultato. Aspetta, però potremmo aggiustare un attimo la situazione per l'Epiro prima di rilasciarlo. La situazione fatto... dell'Epiro in realtà ce la sistema lui, Pier Baudo, stracazzi suoi. Tra l'altro, questo non è neanche più galera. Ma a questo punto cerchiamo di cambiare nome a questo regno, allora, prima di rilasciare. Il cappello è bello, hai visto? Cioè, è un abito. Sì, tra l'altro regno che ci avrà. Ah no, è vero, ci stanno una serie di problemi perché noi stiamo cercando di uccidere lui, che se morirà la contea di Metsovo andrà in mano alla duchessa Eufrasia di Mutenia, quindi si verrà a creare un bel casino. No, aspettiamo perché lo stiamo uccidendo. È vero che noi qua abbiamo distrutto un'intera famiglia, generazione. Ah, è vero, me ne ho dimenticato. Ma io dovrà divertire più che altro il esatto, ma infatti bello. Io però scusatemi perché qua noi rischiamo di ammazzare lui e io direi di incominciare a ammazzare subito lei, cioè ammazziamo tutti, uccidiamo lei. Prego. 95%. Tanto possiamo fare due. Esatto. Direi che partiamo, facciamo accomodare chi che sia, diciamo subito un'udienza, così en passant. Mio signore, inizia Despota Autari d'Egitto, dobbiamo dirvi che molti nel vostro regno sono profondamente insoddisfatti dell'attuale regime fiscale. Lo trovano ingiustamente estorsivo. Aumentiamo le tasse. Autari e Igor, agendo come un'unica persona su questo argomento, mi dimostrano chiaramente che il problema è serio.
Ok, sono sicuro che se guardate con un'altra prospettiva, qua abbiamo convinci Despot, Autari e Igor a lasciar perdere la questione del 71%. Igor, non sono io il tuo nemico, lui lo è. Sfrutti con successo a rivale tra Despot, Autari e Igor per mettere l'uno contro l'altro. E assolutamente sì. Forse potreste sostenere queste parole con l'acciaio. Intimidisci. Figa, li intimidiamo addirittura e loro guadagnano opinione. 92% e guadagniamo 43 di paura. Sono d'accordo, passerò le tasse, non succederà mai. Ragazzi, mai nella vita. O li facciamo combattere gli uni contro gli altri, guadagniamo anche 300 molto di esperienza di intrigo. Vai così, così in due a lamentarsi. Vai. Bravo. Chi è arrivato? Chi è Buonasera a chi? Signor Hendry, non è ancora il nostro buon austriaco. Buonasera, signor Hendry. Buonasera. Ma mio signore, chi è morto? Non ce l'hanno detto chi è morto, lo andremo a scoprire dopo. E chi è quello Pulcinella? Questo. No, ma diventavano solamente che si scontravano, no? Che si pigavano abbastanza. Vi ricordo che questa live è approvata dal principe di Udine. Che ancora non ha fatto un figlio, ancora non ha fatto 48 anni. Perché non ci arriva? No. Anche perché abbiamo preso forse una moglie nana pure. Brutta, allora tiro da dire. Arrivare. Io mi dissocio. Anche io. Mio signore. Adesso mettiamo il signor Flack. Possiamo andare avanti? No. No. Ok, mio signore, non posso sopportare la vostra tolleranza dell'infedele come sindaca Dograva. È vero che abbiamo dato le terre a quello. In nome di Allah adesso vedo la verità. No, no, magari no, Lui è completamente pazzo. Perché è in pigiama, in armatura, è completamente fuori di testa. Io giudico una donna dalle sue qualità, non dal suo credo. Io direi questa. Sì, ma che bella la democrazia cristiana che vive nel signor Beckett. Ok, Despota Zucchilo. Che nome de merda. Mio signore, Numidia manca dolorosamente di soldati. Lasciate che la casata Hunding paghi il Basileus in oro anziché gli uomini per Mediterraneo. No. No. Più che altro io gli direi: che cazzo ci fai in Norvegia, porca troia? Sì, veramente. Ci manca solo che ti do più uomini. Cioè, puoi fare solo più danni. Puoi fare solo più danni, anche perché noi questa roba la dobbiamo. La Lituania, guarda! Cosa? Come? È vero. Cosa è accaduto? Ma che fanno? Ma che fanno? È accaduto qualcosa di familiare. Lituania è differente. Che è successo in Lituania? L'hai visto? No, è diventato tutto in Lituania. Sono Svezia e in Norvegia. Guarda solo. Ah! Orca bestia la Lituania! Signori! Il matrimonio è andato a male. Lì. Re Ullinkis è diventato. È derivato da qui il termine Olin. Sì, probabilmente sì. È diventato così di botto re di Lituania, re di Svezia e basta, perché non ha voluto creare. È un reone. E poi è duca di Lituania. Ma tra l'altro, una Lituania che è un regno elettivo. Comunque noi dovremmo sistemare questa roba qua, perché lui... Il cuore? Che cazzo di scuole? Amicizia, fede e verità. Infatti, amicizia, fede e verità. Esatto. Ma allora proverei a risolvere questa situazione. Intanto, influenzando il ragazzo, diamogli anche un dono, così... Buonasera, Cristian. E Peppe. Buonasera. Allora, vediamo se... Revoca la vita vassallo questo qua, accetterà il 100%. Ha un territorio suo, però lì è un territorio suo. No, lì è tutto. Ah, ce n'è uno suo. Bisogna aspettare che se lo butta. Dobbiamo aspettare che lo dia via. Beh, c'è ancora tempo. Per il momento, sì, c'è ancora tempo. Per carità. Comunque la Lituania è espansa troppo. Secondo me dobbiamo fare una guerra per farla ridimensionare. Sì, come ci arrivi in Lituania?
Allora, la nostra spada, signori, vuole causare più vittime a loro e meno a noi, incoraggiare i miei cavalieri alla grandezza, sfruttare meglio i vantaggi del terreno. Più vittime a loro che a noi. Lei è sempre il solito sadico maniaco. Ma a me piacerebbe più vittime a me in generale. Così, vittime... Attenzione, attenzione! Silenzio! Shame! Presentati. Non parla. Niente. In ritardo oggi. Si presenta con scusate il ritardo. Tra l'altro io adesso vi invito a raccontare al signor Flack quello che è appena successo. No, io non ho detto scusate il ritardo però. Ha detto che siamo in ritardo. Ah, che siamo noi in ritardo. Noi. Certo. Sì, veramente, è che non si smentisce mai. Bravo, racconti Flack. Quello che è successo al signor Flack. La miglior difesa fra che è sempre l'attacco. Comunque abbiamo usato il suo veto. È incredibile. Su cosa? Su su una cosa che lei avrebbe fatto sicuramente. Finalmente siamo una repubblica parlamentare. Bravi, ne sono fiero. Hanno usato un veto per aumentare la linea dei costumi. Interpreti efficienti. Una cosa in tuo onore, perché non c'eri. Interpreti efficienti. Sì, una cosa completamente inutile. Comunque, vabbè, buonasera. Dimmelo quando... Ma posso dire che sono deluso o, no, no, o in live non posso? Ma... Vabbè. Le tue osservazioni sono assolutamente indifferenti. Da oggi diventa l'inaccontentabile. Sa di fatto che il mal di culo è passato al signor Flack da signor Beck, comunque... Non possiamo dire il nostro metodo. Facciamo ste vittime. Aumentiamo i morti. Dal pubblico chiedono se esiste il regno di Polonia. Sì, esiste Polonia. C'è Polonia. Questo c'è piccolo pegato è in mano a Slezan Zagan. La famiglia okay. Cambialo subito che ci sono altre cose. Ci crediamo. È vero, lo stemma. Taglielo subito. Non è quello che pensi. Non è... Credo che sia originario di Padova. Le Zantaran. Zaya. Vai! Bel matrimonio con la bellissima Lega Lombarda. Tra l'altro, ma che famiglia è a Messan? Mamma mia. La roba, questi non... È che lui guarda, lui sta guardando, ma che è? E niente, abbiamo anche i vernizi Ciozco. È nella Giurgiu. Cosa vuol dire nella Giurgiu? Ciozco. Lei mi dice di una festa che è in Giurgiu. È Giurgiu. Ma è una città, è una cosa, è... Cos'è? Non lo so. In Giurgiu, è una città. Ah sì, contea di Giurgiu. Dove si trova? Perché vanno lì? Cosa fanno lì? È perché stiamo cercando di ammazzare lei. Sì, è vero. Ma lei è bulgaria? Scusa. Lei è bulgara. Vai, paghiamo. Infiltrati locali. Vabbè. Non ricordo tutti i complotti che abbiamo. Vercingetori, cioè. Attenzione. E chi era? Il cane? È il cane, sì. Lui si unirà a me. Non succede nulla, qualcosa di male accade. Che vogliamo fare? Vogliamo far unire Vercingetori al consiglio o no? Facciamolo unire al consiglio, mettiamogli anche il diritto di voto. Vabbè, però perché deve sempre esagerare? Sì, esatto. Facciamo diventare un senatore. Allora, facciamo di prendere il comando del ma che brava ragazza, scusa. La situazione è quasi sfuggita di mano. Però posso dire che questo mi sembra un po' eccessivo per una faccia da dissenso. Perché già fa un ringhio culturale. Sorpreso. Se non scatta indietro guardando il primo al cane e poi via le sue spalle. Riprendiamoci. Sia un'ottima idea. Bene, il nostro cane imbruttisce i consiglieri. Bene, vai, continuiamo a pagare. Giro costruzione. Quindi aspetta, il nostro cane è diventato nel consiglio? Sì, se guardi adesso nel consiglio c'è il cane. No, vabbè, dopo tutti i consiglieri cani, finalmente un cane consigliere. Oh, scusa, non ho capito. Porti. Sono troppo tardi. Tutto tranne che i porti. Sei un mostro. Sembrano delle banchine vuote. Sembra esagerato. Prima o poi ti tocca. Ma scusate una cosa, ma l'abbiamo presa noi Atene?
No, no. Si, è presa da solo. Si è presa da solo. Così. Tonio. Tonio Garmani. Tonio Gartonio. Sì, è lui, è Tonio Gartonio. Tonio di Hellas. Ci tocca, ormai dopo la presa di Atena purtroppo. Bravo. Per la Bulgaria. Forza. Esatto. Aspetta, ma che cappello è? Ma chi è il suo stilista? Come che? Niente, ci danno del danno della prostitutiva al nostro. Ma non si permette. È anche vero, però va bene. Ma non è vero. Guarda, questo c'ha solo l'elmo che pesa tantissimo. Che proprio si chiama anche per questo. Avanti, oh, ma avevo una spada. Ma scusa, ma volevo una spada. Ma ho fatto una mano. È venuta una mazza mirabile. Una mazza mirabile, mirabile, signori. Abbiamo più 7 di maestria, efficacia dell'inseguimento più 10, vantaggio dei terreni agricoli più 3. Così. Ma perché? Ma perché, scusa, la novità? Doveva fare più vittime? Per bastonare i contadini? Un criminale di guerra? Noi questa mazza la mettiamo e diventa... Ma è più forte del martello? Come... Sì, sì, di maestria, diventa, sì. E diventa esatto. Il terrore. Il terrore. Del contadino. Ecco, terrore contadino. Il terrore contadino. No, no, aspetta, aspetta. Il battiterra. No, preferisco quello della gente. I suoi nomi sono orribili. Tu sei... piaceva, a me piaceva. Oh. Fallo. Aspetta, dai, fallo. Ma no, devo aspettare prima di uccidere l'altra. Oh, buon appetit. Oddio. Cosa è successo? Che è successo? Attenzione. Questa è Liberia, attenzione. La notizia dei recenti sviluppi nella penisola iberica ha raggiunto la nostra corte, promettendo la fine dei conflitti che hanno afflitto la regione. Re Norbert ha ufficialmente rinunciato a qualsiasi intenzione di unire la penisola sotto la stessa corona e ha dichiarato illegittimo chiunque desideri tale titolo. I regni diversi plasmati da secoli di invasioni e riconquiste sono ormai troppo radicati per essere uniti. Niente, non ci sarà, però la dinastia Vernissi ha guadagnato 10.000. Papà! Sono tutti Vernissi lì. Esatto. Re Norbert ha ottenuto il soprannome di Il Pragmatico. La dinastia Vernissi guadagna una quantità di notorietà senza... Ogni ducato indipendente o separato dalla regione Iberia diventa un regno de jure. I ducati completamente controllati e collegati vengono trasferiti de jure al regno principale del loro signore supremo. Ogni regno de jure della regione Iberia, con più di 5 contee, diventa un impero de jure e la Madonna. I regni restanti rientreranno a far parte de jure di un impero vicino. L'impero di Spagna viene definitivamente distrutto. Il casus belli della guerra santa per il ducato, qui si è educato contro tutte le culture e fedi coinvolte, più 50%. Praticamente non sono riusciti a risanare. Non sono riusciti a risanare la situazione iberica. Ma sono tutti cristiani, cioè in teoria sì, la reconquista sì. È compiuta e... La reconquista è compiuta. Non è unita. Non sì, è ma unita. Non hanno deciso di unire tutto sotto un'unica corona. Esatto. Ma ci pensiamo noi adesso. Per ora è così. Così diviso. No, non siamo riusciti a ammazzare questa mamma. Tutto è successo, incredibile. Però lo so, ma il problema è che adesso non possiamo più ammazzare questa tizia per 2 anni. Molto grave. Possiamo rapirla però e fare un fino al 64. Ah sì, possiamo dirlo, sì. Rappiamola. 64 cosa? Oh, l'omicidio, però andare su sul nostro. Ah, fino al... Nel 64, sì. Capisci, 9 anni. Capisci,